Wushu è la più antica arte marziale esistente, ha circa 4.000 anni di storia ed è considerata la madre di tutte le discipline, quindi karate, judo, tutte le arti giapponese, vietnamite e coreane derivano dall'arte cinese chiamata Wushu. Wushu però è conosciuto in tutto il mondo come Kung Fu. È un termine non corretto in quanto Kung Fu sta a indicare soltanto l'abilità di una persona ed è riferibile a qualsiasi attività umana. Nel campo marziale si dice se uno è abile si dice Wushu Kung Fu, però il termine corretto oggi adottato a livello internazionale è Wushu. Il Wushu oggi è disciplina universitaria, gli stili che compongono il Wushu sono circa 129 ufficialmente riconosciuti dall'università cinese, in realtà sono quasi più di 4.000, però la Cina oggi ha fatto un censimento cercando di insegnare soltanto gli stili che hanno più storie, si può andare a verificare la loro origine con documenti. Ora, il Wushu è l'arte più conosciuta nel mondo tramite Bruce Lee. Bruce Lee praticava, tutti dicono Kung Fu, però in realtà era Wushu. Jackie Chan, Jet Li, tutti praticano questa arte. Quindi è un'arte che si presta molto bene per le tecniche spettacolari che ha a livello cinematografico. La Tigre e il Dragone, Hero, altri film, tutti praticano Wushu in questi film. E quindi è un'arte sicuramente spettacolare. Però la sua bellezza non è soltanto la spettacolarità delle tecniche, ma spazia dalla medicina cinese, quindi tecniche per la salute, la difesa personale, il combattimento. In Cina si dice che Wushu è come un grande albero dal quale si può attingere, no? Varie cose, si può prendere tecniche per la salute del corpo, tecniche di medicina cinese, massaggio, agopuntura, quindi il programma di studi è assolutamente vasto, in Cina appunto è una materia universitaria. In Italia è difficile riuscire a fare questo a livello professionale perché tutti i ragazzi che praticano lo fanno a livello amatoriale, no? Quindi la gente lavora e viene in palestra la sera per divertirsi e praticare Wushu. Però si cerca comunque nelle nostre scuole di dare un'impronta seria, di fare un programma che abbia questi connotati, quindi i nostri corsi spaziano dai bambini, dove logicamente è più importante la parte acrobatica, ginnica, di coordinazione, gli adulti dove logicamente queste tecniche si vedono un pochino meno in quanto la fascia di età non consente di fare tecniche acrobatiche, quindi si fa un lavoro più sulla difesa personale, il combattimento, e il corso serale, l'ultima ora in cui facciamo esclusivamente Tai Chi Chuan, che è lo stile di Wushu che forse si presta meglio a essere interpretato sia come arte marziale che come ginnastica terapeutica. Nella nostra scuola per noi Wushu è soprattutto sport, educazione, rispetto e regole, quindi molti genitori sono preoccupati pensando che l'arte marziale sia soprattutto combattimento, quindi calci, pugni, quindi una cosa violenta, c'è un'immagine molto cinematografica, no? Invece per noi è soprattutto educazione, fare amicizie, stare insieme, rispettarsi, imparare uno sport, e per gli adulti alla sera è anche un punto di ritrovo dove stare insieme e passare una serata magari invece che al bar venire a fare un'attività sana. Poi logicamente l'aspetto della difesa personale, del combattimento è importante in quanto non ci nascondiamo dietro un dito, è un'arte marziale, non è danza. Però non viene insegnata la violenza, viene insegnato il rispetto, si insegna a evitare le situazioni violente e usare Wushu soltanto quando si è esclusivamente proprio costretti, se no si cerca di insegnare a evitare qualsiasi tipo di provocazione o di rissa. Quest'anno ad Argenta c'è una buona risposta, ci sono, come potete vedere, molti bambini e logicamente si avvicinano anche loro con l'idea del Wushu come Dragon Ball, come film, e quindi quando iniziano hanno un'idea molto confusa di ciò che verranno a fare. Noi cerchiamo di fargli capire che sicuramente si diventa abili, bravi, ci vuole tanti anni, però tanto tempo, e che Wushu deve essere soprattutto passione e senza questa non si riesce a praticare. Io dico sempre ai bimbi, se non avete voglia di fare Wushu state a casa, alle 5 ci sono i cartoni animati, costano anche meno, no? Sembra una frase, però lo dico col cuore perché credo che ogni bimbo debba fare una cosa che con passione e serietà. È mio compito cercare di trasmettergli questa passione che io ho da tanti anni, insegnare a loro che Wushu è sport ed amicizia e fargli capire che l'aspetto che loro cercano, quindi il difendersi, il combattimento, i calci, i pugni, sono un aspetto importante ma non primario di questa disciplina. E i bambini iniziano a praticare Wushu a 3 anni e mezzo, 4. In Italia io li prendo dai 5 anni. Prima, secondo me, è molto difficile in Italia poter riuscire a lavorare con i bimbi di fascia d'età inferiore. La coordinazione è limitata e quindi questo è uno sport che richiede grosse capacità di coordinazione. È vero che il lavoro dell'insegnante è di riuscire piano piano a portare il bimbo a coordinare. Però diciamo l'età giusta in Italia è 5 anni in su. Almeno in età scolastica forse è più facile per il bimbo avere un'idea del gruppo, stare in gruppo, riuscire a socializzare e quindi avere anche un'idea delle regole che cerchiamo di dare in questa disciplina. Quest'anno abbiamo le gare come tutti gli anni che sono il campionato regionale che si svolge indicativamente in aprile, maggio, i campionati italiani fine maggio, giugno. Abbiamo un'altra gara però quest'anno in
più o meno in gennaio dovrebbe essere, che si chiama il Drago d'Inverno, svolta da una società amica a Bologna. È una gara esclusivamente di combattimento, di sandà, riservata agli atleti che praticano questa disciplina, perché nel Wushu la specialità del combattimento si chiama sandà ed è divisa in due specialità, una con il contatto leggero, dove praticamente è vietato il KO, e una invece con il KO come nella box. Noi abbiamo un atleta che ha vinto i campionati italiani e che è nazionale italiana e dovrebbe partecipare a questo torneo come specialità del sandà, quindi con il KO.